Homo rudolfensis, un'altra specie dell'Africa orientale da meno di 2 milioni di anni. Avevano cervelli da quasi 800 centimetri cubi, che è circa il doppio delle dimensioni di un cervello di scimpanzé, e con grandi denti. Sono vissuti tra 2,4 a 1,8 milioni di anni. Il nome della specie rudolfensis deriva dal luogo in cui è stato trovato. Scoperta nel sito di Kobi Fora sul lato orientale del lago Turkana, precedentemente noto come lago Rudolf. I fossili sono stati trovati in tre posti del Kenya, Ura, Molavi e lago Turkana. L'Homo rudolfensis potrebbe essere un discendente del Kenyatropus platyops. Chi sostiene che l'habilis o rudolfensis abbia dato origine al primo grado del grado erectus, cioè Homo ergaster in Africa, e le sue quattro specie discendenti, erectus in Asia, antecessor in Europa occidentale, Gergiocus nella Repubblica di Georgia e florensis nell'isola di Flores. Caratteristiche fisiche. Rispetto all'habilis, il rudolfensis era più grande e robusto, con una faccia e mascelle più pesanti e una dentatura più grande. Le loro facce erano lunghe, i molari erano grandi, con corone complesse ed erano lunghi e più primitivi di Homo habilis. Il cervello era in media 750 cm cubi, il loro femore, testa più grande, collo più corto e gambo robusto, e le proporzioni degli arti erano più moderne, con gambe più lunghe e braccia più corte. E la robustezza femorale corrisponde alla maggiore sollecitazione generata da un'apertura pelvica più ampia. Cervello. Taglia media di circa 750 cc, il più grande degli esemplari di Homo habilis. In generale, la mancanza di resti postcranici rende difficile la valutazione delle dimensioni. I denti e i crani più grandi rispetto all'Homo habilis suggeriscono che potrebbe essere più grande di questa specie. Denti: molari grandi e molari inferiori più larghi dell'Homo habilis, corone e radici complesse. Cranio: faccia relativamente piatta e lunga, anche se ricostruzioni più recenti ne discutono e suggeriscono che la faccia era più sporgente. Piccola cresta sopraccigliare, mancanza di creste e marcature muscolari pesanti che si trovano nei cavi di Australopicine. Arti. Proporzione degli arti sconosciute a causa della mancanza di materiale scheletrico. Si presume che sia bipede, ma senza la capacità di muoversi in una locomozione completamente umana. Ambiente. L'area era prevalentemente un ambiente di pascolo. Il clima sta diventando più fresco e secco in questo periodo. Sebbene il loro ambiente non differisse da quello dell'habilis, potrebbe essere stato in grado di elaborare alimenti più duri con il loro apparato masticatorio più robusto. I confronti con altre specie suggeriscono che il materiale vegetale e probabilmente la carne siano stati mangiati. Sebbene gli strumenti siano noti dal periodo di tempo e dalla regione geografica occupata dalla specie, gli strumenti non sono stati trovati in associazione con materiale fossile. È possibile che l'apparato masticatorio più gracile dell'Homo habilis possa essere risultato dell'uso di strumenti, delle attività di lavorazione, degli alimenti e di una selezione rilassata per caratteristiche robuste. Sebbene non siano state trovate prove archeologiche associate a resti di Homo rudolfensis, vivevano in un'epoca in cui è noto che gli antenati dell'uomo costruivano strumenti. I primi strumenti di pietra grezza, costruiti da semplici assi ed strumenti di base e raschietti, erano stati realizzati già 2,6 milioni di anni fa e sono classificati con modalità 1 o Old One. Non è chiaro chi fossero i creatori di questi primi strumenti di pietra. I produttori di strumenti potrebbero essere stati delle prime popolazioni di Homo habilis o potrebbero essere stati creati da un'altra specie.
Homo heidelbergensis. Heidelbergensis. Questa è una specie scoperta intorno al 1907. Pensiamo che le prime specie hanno avuto origine circa 1.200.000 anni fa. È vissuta fino a circa 500.000 anni fa. Ed è uno dei primi veri gruppi europei. Sono indicati come esseri umani arcaici e alcuni sembrano avere modi molto umani. I fossili africani tendono ad essere più antichi di quelli europei. Un tempo si pensava che fosse il membro della specie Habilis, ma le differenze rispetto agli altri crani di Homo Habilis erano considerate troppo grandi. Questa come prima specie umana aveva un sopracciglio molto grande, una scatola cranica più grande, una faccia più piatta rispetto alle specie umane più antiche. Fu la prima specie umana a vivere in climi più freddi. I loro corpi corti e larghi erano probabilmente un adattamento alla conservazione del calore, visse al tempo del più antico controllo definitivo del fuoco e l'uso di lance di legno. E fu anche la prima specie umana a cacciare regolarmente animali di grandi dimensioni. Anche questo primo umano ha aperto nuove strade, è stata la prima specie a costruire ripari creando semplici abitazioni in legno e roccia. Ci sono prove che Homo heidelbergensis era in grado di controllare il fuoco costruendo focolari o primi caminetti da circa 800.000 anni fa, sotto forma di strumenti alterati dal fuoco e legna e bruciati nel sito. I gruppi sociali probabilmente si riunivano spesso intorno ai loro focolari, condividendo cibo, stare al caldo e allontanare i predatori. Homo heidelbergensis probabilmente si avvantaggiava di ripari naturali, ma questa specie fu anche la prima a costruire ripari semplici. La prova di ciò viene dal sito di Terramara in Francia. Homo heidelbergensis fu anche il primo cacciatore di selvaggina di grossa taglia. Resti di animali come cervi selvatici, cavalli, elefanti, ippopotami e rinoceronti con segni di macellazione sulle ossa sono stati trovati insieme a siti con fossili di Homo heidelbergensis. La prova di ciò avviene che da lance di legno vecchie di 400.000 anni trovate nel sito di Schöninger in Germania ci sono state trovate insieme a strumenti di pietra e resti di più di 10 cavalli macellati. Homo heidelbergensis significa uomo di Heidelberg. Heidelberg è la parola latinizzata di Heidelberg, la città di Germania dove è stato scoperto il primo fossile di Homo heidelbergensis. Fossili di questa specie sono stati trovati sparsi in Africa e in Europa, ma si pensa anche in India. L'Homo heidelbergensis iniziò a sviluppare differenze regionali che alla fine diedero origine a due specie di umani. Le popolazioni europee di Homo heidelbergensis si sono evoluti in Homo Neanderthal, mentre la popolazione separata di Homo heidelbergensis in Africa si è evoluta nella nostra specie in Homo sapiens. I fossili di Homo heidelbergensis tendono ad avere caratteristiche intermedie tra l'Homo ergaster e l'Homo Neanderthal o l'Homo sapiens, dimensione e forma del corpo. Le prove fossili relative alle dimensioni e la forma del corpo sono attualmente limitate, ma le ossa delle gambe indicano che erano alte, raggiungevano circa 180 cm di altezza e avevano gambe relativamente lunghe come il loro precedente antenato, l'Homo ergaster. Lo spessore della tibia e le creste ossee indicano che queste persone erano robuste. Cervello. Il cervello era grande, con una dimensione media di circa 1250 cm cubi, che rappresenta circa il 2% del peso corporeo. I lobi frontali e parietali del cervello sono stati ingranditi e possono indicare un aumento della complessità del cervello. Cranio. Piccola costruzione post-orbitale dietro le orbite, una cresta supercigliare moderata, doppiamente arcuata e una fronte corta e inclinata sopra gli occhi.
La cresta della fronte era più arcuata di quella della specie precedente Homo ergaster. La fronte inclinata somigliava a quella delle specie precedenti piuttosto che la fronte verticale degli uomini moderni. L'apertura nasale era relativamente ampia. Le mascelle erano più corte di quelle delle specie precedenti, risultando una faccia con solo una leggera proiezione. Alcuni membri di questa specie possedevano uno spazio, chiamato spazio retromolare, dietro i terzi molari, nella parte posteriore della mascella. Altri avevano solo un piccolo spazio o nessuno spazio. La mascella inferiore è stata fortemente costruita per l'attacco di forti muscoli masticatori. Come nelle specie precedenti, la mascella inferiore non aveva un mento sporgente e appuntito. I denti erano disposti nella mascella in modo forma parabolica, curva nella parte anteriore e poi allargata verso la parte posteriore. I denti erano più piccoli di quelli delle specie precedenti, ma erano più grandi di quelli degli umani moderni. Arti. Le gambe inferiori erano relativamente lunghe. Proporzioni degli arti come queste rappresentano un adattamento alle condizioni tropicali in quanto forniscono una superficie cutanea più ampia per aiutare a raffreddare il corpo. Queste proporzioni degli arti sono simili a quelle trovate più tardi nell'Homo sapiens e contrastano con le gambe corte che si svilupparono nel Neanderthal. Le ossa delle gambe tendevano a essere fortemente costruite. Gli strumenti realizzati dall'Homo Heidelbergensis erano usati principalmente per la caccia e la macellazione. La maggior parte dei loro strumenti erano del tipo precedentemente utilizzato dall'Homo ergaster. Questi erano grandi strumenti di pietra con scaglie rimosse da due lati per produrre asce, mannaie o intagliatori di pietra bifacciali classificate con tecnologia modalità 2. Si sa che alcune popolazioni successive hanno anche realizzato strumenti con corna di cervo, ossa e legno. Questi materiali sono stati modificati in raschietti, martelli e sofisticate lance in legno. Cacciare con intelligenza significa pensare alla propria arma nei minimi dettagli. Homo Heidelbergensis aveva ideato questi bastoni come armi di lancio, lavorandoli per facilitare l'uso sia sulla media che la lunga distanza. Lo strumento è infatti leggermente curvo, così da poter essere scagliato con potenza e precisione tra i 5 e i 100 metri. A detta dei ricercatori, la curvatura permetteva la rotazione come un boomerang che non torna indietro. Dalle ricostruzioni si evince che un bastone di questo tipo potesse abbattere un uccello acquatico in un colpo solo, raggiungere i 100 km orari. A confermare la tipologia di preda sono le ossa dei cigni, anete e gru recuperate sullo stesso sito. Un'altra ipotesi è che questi bastoni servissero a spaventare animali più grandi, come i cavalli, per spingerli nella direzione desiderata. Le tecniche di caccia di Homo Heidelbergensis suggeriscono un'intelligenza e un'inventiva molto simile a quella di Homo sapiens. Questo nostro progenitore pensava in maniera raffinata, utilizzando strumenti basilari per costruire oggetti più complessi. È stato utilizzato il fuoco, sebbene sia necessario ulteriori prove per stabilirsi se trasse di uso controllato del fuoco. Indumenti in pelle animale potrebbero essere stati indossati, specialmente alle popolazioni che vivevano nelle aree europee più fresche. Tuttavia, la prova diretta dell'abbigliamento è difficile da ottenere, poiché non è durevole e tende a perire rapidamente. Attualmente non esistono prove dirette di abbigliamento. Linguaggio. La morfologia dell'orecchio esterno depone per una sensibilità uditiva simile a quella degli esseri umani moderni. La morfologia dell'orecchio esterno depone per una sensibilità uditiva simile a quella degli esseri umani moderni e maggiormente complessa di quelle dei suoi parenti più stretti. Homo Heidelbergensis poteva infatti distinguere molti suoni diversi. Numerose analisi approfondite dei denti suggeriscono che fossero in grado di produrre suoni in quantità rilevante. Questo gigante è riconosciuto da molti come il primo ominide in grado di produrre suoni complessi, facilitando in questo modo la trasmissione di esperienza e la formazione di culture.
che in quel tempo erano ancora primitive, erano però molto più sofisticate di quelle incontrate fino a quel momento. Questo geniale ominide era probabilmente il primo grande utilizzatore del linguaggio, una potente arma che permetteva la trasmissione dell'esperienza e la formazione di culture complesse estremamente simili alle nostre. L'uomo Heidelbergensis cacciava grandi animali per il cibo, anche se le pelli potrebbero essere stati utili, specialmente nelle zone più fredde. Le ossa fossilizzate di questi animali hanno dimostrato che sono stati presi di mira animali di grandi dimensioni, fra cui rinoceronti, ippopotami, orsi, cavalli e cervi. Questi animali sono stati abilmente cacciati e poi macellati in modo ordinato, il che suggerisce che queste persone lavorassero in gruppi cooperativi. Con la padronanza del fuoco, l'uomo acquisisce potere, non è più, almeno in parte, totalmente vittima di ciò che accade in natura. Può affrontare il buio con accresciuta sicurezza, ora ha disponibile una fonte di calore e di luce trasportabile e costante. Può contrastare gli attacchi degli animali feroci, nella maggior parte dei casi spaventati dal fuoco e di chi ne ha il controllo. Da animale ad altri animali, l'uomo con il controllo del fuoco conquista una condizione di assoluto privilegio. La facoltà di cuocere il cibo permise ai nostri predecessori di poter conservare per periodi più lunghi ciò che catturavano con la caccia e al contempo di avere a portata di mano alimenti più morbidi e masticabili, nonché più sani in quanto disinfettati dalla cottura stessa. La masticabilità del cibo, se a prima vista sembra un fattore non così importante, riveste al contrario un peso considerevole se si pensa che diventa inutile possedere una struttura mandibolare atta a sostenere una dentatura estremamente forte e resistente. Si è data la possibilità al nostro scheletro di modificarsi, permettendo un maggiore e diverso sviluppo del cranio, a tutto vantaggio della capacità di contenere massa cerebrale. Ma stabilire il buon uso di questa massa è un altro discorso. Bisogna iniziare con il parlare di cibo e alimentazione. I primi ominidi sugli alberi mangiavano frutta e foglie. Un grosso cambiamento climatico o qualcos'altro li ha fatti scendere dagli alberi per altro cibo. La posizione eretta, la visione periferica, li ha aiutati a sfruttare al meglio le sue armi. L'uso della pietra, del fuoco, l'uso di utensili ha permesso di cambiare anche la sua alimentazione. Prima come raccoglitore, poi come cacciatore, è lo stile di vita che crea anche la sua alimentazione. L'uomo ormai è diventato un esperto cacciatore di elefanti e altri grossi animali, e li catturavano con trappole e li uccidevano con lance di legno appuntite. Gli animali abbattuti erano macellati sul posto, mentre le parti più ricche, zampe, scapole, teste, erano portate agli accampamenti stabili per essere condivise con il resto del gruppo. 300.000 anni fa, l'uomo di Neanderthal viveva in gruppi di cacciatori nomadi cacciando mammut, cavalli, renne e orsi. E mangiavano grandi quantità di carne. In Asia centrale, i Neanderthal cacciavano soprattutto pecore e capre selvatiche, braccando le greggi e riuscendo a conoscerne le abitudini. Contribuirono così a gettare le basi della domesticazione di questi preziosi animali. Thank you.
paleolitico o l'età della pietra antica. In Europa e in Asia, i tempi del paleolitico superiore, circa 40.000 a 14.000 anni fa, furono testimoni di cacce altrettante ricche di animali, di elefanti, rinoceronti, renne e cavalli. La caccia a grandi mammiferi durante la fine dell'ultima era glaciale era integrata all'uccellagione, alla pesca d'acqua dolce e lungo le coste alla caccia. Nelle popolazioni di cacciatori, raccoglitori superstiti, la loro dieta si basava per il 70% circa dalla raccolta di piante, dal reperimento di altre risorse commestibili piuttosto che dalla caccia. Semi, tuberi, radici, ma anche carni e ossa di pesce potevano essere ridotte in farine e pappe simili alla polenta, conservate per qualche tempo e consumate crude o cotte. Oltre all'affumicamento e all'arrostimento delle carni, in fosse colme di braci, i cacciatori potevano praticare la bollitura dentro contenitori di corteccia, sangue di tessuto animale o entro i contenitori ceramici. 23.000 circa 15.000 anni fa. Oli di pesce e altri grassi animali potevano essere estratti e anch'essi conservati e ridistribuiti. Sulla base della statura media elevata e della robustezza degli scheletri, della buona condizione dell'apparato scheletrico e dei denti, si può dire che la vita delle popolazioni di cacciatori del Paleolitico superiore fosse invidiabile proprio grazie alla grande disponibilità di carne e proteine. L'uomo è diventato produttore di cibo relativamente tardi nella preistoria e durante i millenni che hanno preceduto l'affermarsi dell'agricoltura, le popolazioni umane ottenevano il cibo da una grande varietà di piante e di animali, ma solo poche specie sono poi state selezionate e domesticate. In questa fase dello sviluppo delle comunità umane, si sono definite scelte alimentari diverse da regione a regione e queste hanno influito sul carattere dei sistemi agricoli e successivamente si sono affermati e sono diventate le principali abitudini dell'uomo. La domesticazione dei cereali del vecchio mondo iniziò nel vicino Oriente secondo un processo di intensificazione di raccolta di cereali selvatici che servivano a integrare una dieta basata principalmente sui prodotti della caccia. Va detto che l'olio, rispetto al pane, al vino e al formaggio, ha bisogno di minore tecnica, non deve né cuocere né deve fermentare. Basta raccogliere e strizzare. Basta una grande pietra piana con una piccola scalfitura, una canaletta e un forno. Le olive, dentro una rete di frasche o un sacco che prima viene stretto e poi schiacciato con un'altra pietra. Qualche goccia d'olio finisce nel buco ed è preziosa. Serviva agli egizi per la mummificazione, serviva come medicina, serviva per la pulizia del corpo, ma quasi solo dei sovrani, gli unti. Circa 13.000 anni fa il clima iniziò a mutare sensibilmente, diventando in Europa occidentale e nella nostra penisola sempre più caldo e umido. Il ritiro dei ghiacciai comportò la graduale scomparsa delle grandi pianure erbose che avevano alimentato cavalli, renne e altre grandi prede dei cacciatori del Paleolitico. L'alimentazione degli uomini paleolitici era costituita per metà da prodotti di origine animale e per metà di origine vegetale, per cui la quantità di cibo non era molto abbondante. Si passa quindi dall'alimentazione tipica del cacciatore raccoglitore paleolitico a quella dell'uomo agricoltore neolitico. Per via dell'eccesso di carboidrati rispetto all'apporto di proteine si sviluppa nell'organismo resistenza insulinica e infiammazione che sono terreno fertile per numerose malattie. Mesolitico, l'età della pietra di mezzo, 10-12.000 fino a 8.000 anni fa. In questo periodo i nostri predecessori dovettero rinunciare ai modi di vita basati sull'inseguimento nomadico delle grandi madri
e mentre i paesaggi lentamente si coprivano di foreste di latifoglie, dovettero imparare a mangiare un po' di tutto. Alla caccia, ai mammiferi di media e piccola taglia, daini, cervi, stambecchi, caprioli e cinghiali, si aggiunsero la raccolta sistematica di piccoli animali di ogni genere, roditori, uccelli. La raccolta dei molluschi d'acqua dolce e marino e la pesca, poi svariate specie vegetali che con appositi accorgimenti divennero commestibili. Il ruolo dei cacciatori maschi fu sminuito, ma aumentò il senso di solidarietà di gruppo, in quanto in queste mutate condizioni donne, bambini e anziani potevano dare un contributo utile al sostentamento della tribù. Intensificando il controllo e lo sfruttamento dei propri territori, diversificando le diete e ampliando oltremodo le vecchie conoscenze culinari, le genti del Mesolitico cercarono di mettersi a riparo dai pericoli di stagione e annate di scarsità delle singole risorse. In Italia meridionale, i gruppi mesolitici praticavano la raccolta del corbezzolo, delle leguminose selvatiche, della ghianda, dell'uva selvatica e dell'oliva, dell'oleastro selvatico. Fu in questo periodo che nacquero i presupposti della domesticazione delle piante e degli animali e furono compiuti i primi esperimenti in tal senso. Riducendo la portata del nomadismo e collocando i primi villaggi in punti strategici da cui fosse possibile controllare con maggiore efficienza le zone su cui estraevano risorse diverse, fu possibile approfondire la conoscenza dei comportamenti e delle potenzialità delle specie di piante e animali più utili e ricercate. Mentre in America e in Australia le specie potenzialmente utili erano state completamente estinte, in Eurasia erano sopravvissuti animali selvatici che avrebbero mutato per sempre la nostra storia. Neolitico. L'età della domesticazione delle piante e degli animali. La grande rivoluzione economica e alimentare che gli archeologi associano al periodo neolitico prese piede dapprima nelle regioni del Levante, Turchia, Siria, Israele e Palestina, dove i cacciatori, dopo infruttuosi tentativi di addomesticare la gazzella, portarono a compimento la prima domesticazione del maiale, poi quella della capra, della pecora e dei bovini. Quasi contemporaneamente, tramite il processo di selezione graduale e forse largamente inconscio, si ottennero le prime forme di orzo e grano domestico, di lenticchie e piselli. Se per i cacciatori molti figli sono un problema, molte bocche da sfamare, per gli agricoltori preistorici si trattava di 9 braccia per dissodare, arare, seminare e raccogliere. La diffusione dell'agricoltura comportò un forte e costante aumento demografico e la crescita di villaggi permanenti sempre più allargati. Alla possibilità di salare e conservare le carni di maiale si aggiunsero le tecniche di immagazzinamento e conservazione di cereali e legumi, nonché la capacità di preparare e conservare formaggi. Il controllo della fermentazione dei cereali fu alla base della tecnologia di produzione di bevande inebrianti. Per via della carenza di attività fisica, della sedentarizzazione, gli arti inferiori dell'uomo del Neolitico divennero più gracili. L'uomo, divenuto agricoltore, non corre o salta più per cacciare le prede, e ciò implica il rischio di malattie oggi ben note come l'osteoporosi e l'artrosi. Le donne masticano le pelli con la mandibola, mentre gli uomini, per afferrare le armi e i lanci, sforzano spalla, clavicola e gomito, con un forte rischio di fratture ossee. Con la datazione del diluvio di 6.000 anni fa, c'erano già gli olivi nella parte dell'Ararat. Troviamo molte testimonianze della presenza e della coltivazione di olivi e del commercio dell'osio in Asia Minore verso il Mediterraneo. Intorno al 2500 a.C. Hammurabi, nel suo codice delle leggi assiro-babilonesi, emana norme precise sull'olio d'oliva, che già ha un'importanza economica come merce di scambio, specialmente con gli egiziani, e all'interno per il pagamento delle tasse. Resta comunque l'importanza sacra dell'olio usato dai sacerdoti babilonesi per la predizione del futuro.
Nel sito neolitico di Aish Fritz in Iran, circa 6.000 anni avanti Cristo, gli archeologi rinvennero una cucina domestica, 6 giare parzialmente interrate, una delle quali conteneva un deposito concrezionato giallastro. In questo sedimento furono identificati l'uso di resine vegetali come conservanti per il vino. Nei siti palafitticoli dell'arco alpino sono documentati resti di almeno 150 specie vegetali, sia coltivate sia selvatiche. Vi figurano carote, senape, cavolo, valeriana, lattuga, tiglio. Sono stati rinvenuti anche pani non lievitati o galletto di grano, miglio e orzo, a volte ricoperti di papavero. Gli stessi siti testimoniano la pratica dell'immagazzinamento di grandi quantità di semi entro contenitori ceramici di grande capacità. Ammassi di bacche e frutta trovati entro grandi case testimoniano forse produzioni di succhi fermentati. Con l'estensione della cultura della vite e il perfezionamento della cultura dell'olivo, si portò a compimento quella che fu chiamata la conquista delle colline. La messa a coltura, cioè mediante terrazzamenti e a volte piccoli sistemi di irrigazione dei fianchi delle alture stesse che ospitavano i centri fortificati degli stati tribali arcaici della penisola, con coltivazioni che richiedevano significativi investimenti lavorativi per l'impianto e la manutenzione, ma garantivano redditi elevati e soprattutto una produzione altamente prestigiosa di vino e olio, entrambi indispensabili per i rituali e i simposi del corpo, nei quali era affermato lo status aristocratico. Fianchi collinari e piane vallive furono finalmente integrati e mantenuti in efficienza all'interno degli stessi paesaggi di potere. A Creta, nel palazzo di Cnosso, sono emersi dagli scavi i depositi di enormi anfore, i pitoi, alte anche 2 metri, adibite esclusivamente alla conservazione dell'olio, e a Festo sono stati ritrovati resti di torchi, presse e perfino tavolette d'argille su cui erano registrati luoghi di produzione e destinazione dell'olio. Il commercio marittimo di olio era infatti la base dell'economia dei cretesi, che lo esportavano in tutto il Mediterraneo, particolarmente proprio in Egitto. E se i Filistei lo producevano, i Fenici lo trasportavano con le loro navi veloci in tutto il Mediterraneo, oltre l'Egitto, fino alla Cirenaica e poi oltre Cartagine, contendendo ai coloni della Magna Grecia i mercati di Sicilia e Sardegna fino alle coste ispaniche. Passata l'età dei miti dell'olio e degli olivi, diventano fondamentali nella realtà e nell'economia della Grecia, di tutta la Grecia, ma specialmente dell'acqua. Gli Ateniesi ne fanno, insieme al vino, il centro della loro attività agricola, ma anche il centro della loro cultura e civiltà. L'olivo, simbolo di pace e di sapienza, come la divinità che l'ha donata e che è un nome tutelare della città Atena, la dea protettrice di cui nell'arto dell'Acropoli risplende perenne la grande lampada votiva che i devoti ateniesi alimentavano una volta l'anno con l'olio nell'ultimo raccolto dell'oliveto sacro. E se il vino, per i classici, esalta la mente e si esprime nel simposio, l'olio cura il corpo e l'esalta nelle gare atletiche. L'olio unge i muscoli dei corridori e dei lottatori. L'olivo selvatico è la corona, il serto, che adorna il capo dei vincitori e i vasi d'olio sono il premio per le Olimpiadi di Atene, tra virgolette. Anche se l'olio è considerato un genere di lusso e comunque prezioso tra le classi agiate ateniese, se ne faceva un uso giornaliero notevole. È stato calcolato che un cittadino che frequentava il ginnasio consumava in un anno 30 litri di olio per l'igiene e la cura del corpo, 20 litri per l'alimentazione, 3 litri come lubrificante e per l'illuminazione, mezzo litro come farmaco e un paio di litri per i riti sacri. Tra questi, importantissimi, i riti funerari con la purificazione e l'unzione dei corpi. Grande la produzione di profumi e di balsami derivati dall'olio d'oliva, una moda che veniva dall'Oriente e che spopolava in Egitto. Gli Spartani criticavano i corruttori dell'olio come venivano chiamati produttori di unguenti. Ogni città fabbricava le sue anfore con le forme e decorazioni particolari,
l'olio di Atene veniva commercializzato in un'anfora detta SOS e garantiva agli acquirenti la qualità e la quantità del prodotto, una specie di garanzia di origine. Ma anche a loro non mancavano le truffe e le sofisticazioni. L'olio dell'Attica era considerato tra i migliori, ma si apprezzava molto anche l'olio di Sicione, dell'Eubea, di Samo, di Cirene, di Cipro e alcune regioni della Focea. Ma già dal VI secolo le colonne della Magna Greta sulle coste dello Iono, da Taranto a Sibari e poi dalla Sicilia fino a Marsiglia, cominciarono a far concorrenza alla madrepatria sia in quantità sia in qualità, e il Mediterraneo veniva solcato da navi cariche di anfore piene di olio. Per un po' le tipologie dell'olio, come del vino, mantennero le caratteristiche della loro origine. Poi con i Romani i nuovi oli e i nuovi usi presero il sopravvento. Aspetta, se sei interessato a questo genere di video, ti consiglio di suonare la campanella ed iscriverti a questo canale. Tutti gli iscritti saranno avvisati su tutte le nuove storie e altre sorprese. Se vuoi commentare, non dimenticare mai la buona creanza. Apre molte porte, chiude molte bocche, rende gli occhi più luminosi e si abbina con tutto.